Ma sì, iniziamo prima. È la 16ª volta oggi che mi compare questo video su TikTok, dove c'è Adam Savage, che non so se lo conoscete, quello dei Mythbusters, che sta cercando di creare una palla di alluminio con dei fogli di alluminio. Credo sia arrivato alla sua 7ª ora, ed è incredibile tutto questo, sinceramente. Nel mentre, ovviamente, mi godo il mio succo di pera. E dunque mi è sorta una domanda. A proposito di pere, quante donne ci sono in questo canale, ragazzi? Andrea, fai partire un sondaggio, che sono curioso. Quante donne ci sono? Quante donne ci sono sul canale Coop TV? Sono curioso. È tornato Dino. Sì, circa un minuto fa. Io eccomi. No, aspettate che fa partire il sondaggio il maestro, sempre che parta. Che sono curioso di vedere quante persone... qual è la bilancia? Voglio vedere. Nel mondo del gaming e soprattutto nel mondo di Coop TV. Votate, prego. Uno per donna, due per io no, tre per promiscuo. Prego, votate. Votate, figa. Cioè, siamo già a 75% donne? È allucinante sta roba. Uomini, votate però, mi spavento così. Quante donne ci sono sul canale? Perché voglio sapere se questo è un canale per donne o no. Gli uomini non stanno votando, incredibile, o non ci sono. Che succede? Girl power, esatto. Votate o figa, cliccate uno per uno, due per due, tre per niente. Ciao 2023, che tra po' finisce tra l'altro. Ma perché hai stoppato, Andrea? Ma perché hai stoppato? Ma se stavano ancora votando? Vabbè, non vale un cazzo, il 65% di voi sono donne. Ma non è vero una minchia, Andrea, ma hai stoppato la votazione mentre stavano votando? Oddio! Quindi il 65% di voi è donna e noi siamo fieri, siamo orgogliosi, si rivede tale, assolutamente, per carità, non si tratta soltanto di genere biologico, non sia mai. E noi siamo orgogliosi di dire che questo canale è un canale paziente, aperto a tutti i tipi di paura, di problemi, scusatemi, di situazioni, di donne, ecco. Non volevo... Allora, benvenuti, a sto punto benvenute, nella casa del Signore, che non è la mia, io la occupo, lo sapete, oggi, mercoledì, della settimana horror dedicato a Itch.io, la piattaforma che sapete tutti, browser, dove sono presenti un sacco di giochi indipendenti che arrivano magari prima su Itch.io, vengono pubblicati prima su Itch.io, salute, da qualche tipo di sviluppatore, qualche tipo, avete sentito bene, in versione magari demo, alfa, beta, Charlie, e poi viene pubblicato anche su Steam dopo che ha raggiunto magari un po' di soldini o è uscito dalla sua fase early access. Una cosa abbastanza elegante dal mio punto di vista. Quindi di progetti primordiali, ma io ho acquistato quattro giochi che adesso voi voterete, che sono completamente, cioè che sono completi, non sono demo, non sono alfa, non sono beta, sono usciti anche su Steam, ma li ho presi su Itch.io, anche perché su Itch.io c'è la possibilità di dare un dindino in più, quei 2-3 euro in più, che poi vabbè dollari in più allo sviluppatore, che a me fa piacere sinceramente. No, non è che sono uno di quelli che si vanta di far beneficenza, assolutamente no, però a sti poveri cristi degli sviluppatori mi fa piacere, soprattutto se sono indipendenti. Soprattutto se sono indie, ergo indiani. Ah, quindi, quel gioco di Adam, domani, lo giochiamo domani, bestiaccia, ma quella è una serata a parte che non c'entra un cazzo con Itch.io. Allora, adesso io qua ho, guardate, non vedete, aspetta, guardate. Io qua ho la mia bella cartellina, no, non si vede, vabbè, fanculo. Ho qua la cartella con quattro giochi, adesso io vi farò vedere i trailer, vi faccio vedere direttamente dal sito, va, faccio prima. Vi faccio vedere il trailer di questi quattro, voi dovete guardare, ovviamente, usate gli occhi per Dio, e mi raccomando votate bene perché sennò è la fine. Allora, Explore, dov'è la mia libreria? Library, eccoci qua. Vabbè, è un po' smarmellata la situazione, ma non importa. Sono questi quattro qua. Abandoned Souls, Liminal State, Look Up e l'altro che non so che fine ha fatto. Che dov'è? Non c'è. Ce n'è un altro in realtà. Vabbè, vi faccio vedere i trailer di ognuno di loro, va bene, uno dopo l'altro, ok? Ora, attenzione, non voglio traviare la vostra votazione, però ammetto che Liminal State, che è quello sulle backrooms, mi incuriosisce parecchio, ma sono abbastanza sicuro che Abandoned Souls mi farà cacare l'anima. Quindi, poi, io ripeto, votate voi. Dino, io voto il sesto gioco.
No, non hai capito un cazzo, con tutto rispetto. Non è questa la vota. No, tu voti quello che dico io, va bene? Come in politica, decido io. Allora, uno, vediamo, fermi. Uno di che? Abandoned Souls, vediamo. Allora, andiamo a vedere il trailer. Questo è il trailer di Abandoned Souls. Aspetta che metto l'audio. Caratteristico gioco ispirato a quelli che sono, diciamo, le pellicole come Blair Witch Project, ci ritrova protagonisti in questo posto angusto con la telecamera visuale di notte notturna, nel mentre abbiamo una sincope, come potete vedere, inciampiamo tra un sasso e l'altro una radice e ci troviamo in quello che è il bagno di Shrek, ma armati di piede di porco e della nostra incredibile e fidata come cazzo si chiama telecamera, scopriamo che al di là di quella recinzione c'è, beh, lo demonji. No, 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 non è il demonio. Pensavate? No, assolutamente no. È la macchina del demonio. Quattro frecce. Multina. Ed eccoci qua. Alle poste. Il gioco francamente mi ispira, però non so, con grafico. Tutti e quattro i giochi che vi faccio vedere stasera sono con visuale iperrealistica. Con grafica iperrealistica. Chissà se avevano i piedi. Non lo so, io so. Eccolo, è lui. È lui, l'uomo nero. Tranquilli, comunque non ci farà del male. E questo era Abandoned Souls. Avete immagazzinato le immagini nel vostro cervello? Ok, posso farvi vedere l'altro trailer? Ok, dopo vi saluto, ragazzi, tranquilli, come al solito sapete. È bellissimo. No, sì, ma avete immagazzinato le informazioni? Non ricordo. Eccoci. Cagati addosso. Grazie, mamma. Avete fatto? Ok, secondo te, Liminal State. Questo l'ho pagato ben 4 dollari. Costava un dollaro e 50. Io gliene ho dati 4. Ora, non mi sto vantando di fare Guardate. Anche questo con visuale iperrealistica. Infatti è realistico il fatto di vedere la scritta batterie sopra le batterie. È realistico. Ci ritroviamo in questo villaggio vacanze. Dopo la nostra incredibile cerimonia, non c'è energia, dicono, ma l'energia siamo noi. Fonte rinnovabile. Batteries. Prendiamo il nostro fusibile. Figa no. Inseriamo il nostro fusibile all'interno della cella dei fusibili. E dietro di noi mobilia e spazi liminali. I giochi sulle backrooms sono sempre soliti. Ma vi assicuro che in questo gioco c'è il mostro. C'è il mostro, ve lo assicuro al 100%, ragazzi. Questo tra l'altro è un titolo presente soltanto su Itch.io e non uscirà su Steam. Il motivo? Le tasse. Quindi non sono, però non sono abbastanza sicuro. Il mostro c'è, sì. C'è e siamo noi. Questo mi incuriosisce perché si ispira, è un po' quel prequel di Subliminal, che è un gioco per la quale mi avete rotto i coglioni, mi state rompendo i coglioni ogni giorno su Subliminal, ragazzi, io giocherò a Subliminal quando uscirà, smettetela di taggarmi sotto quel cazzo di video, io apro Instagram, ho 50 notifiche di 50 di voi, ho capito che avete visto il trailer di Subliminal e ve lo dico ogni cazzo di giorno, lo porteremo quando uscirà, dovrebbe uscire a fine 2023, quando esce ve lo porto, ragazzi, tranquilli, anch'io lo voglio giocare, mi sono iscritto alla sua newsletter, mi sono iscritto al suo fottuto blog, gli sto pagando anche Patreon allo sviluppatore, tutto, e sono anche iscritto al suo Discord. Tutto questo per cercare di avere il gioco prima possibile, prima addirittura della pubblicazione. E invece mi ha ignorato, nonostante i miei 12 messaggi. D'aiuto, perché io gli sto dicendo, per favore aiutami, mi stanno rompendo i coglioni ed è solo colpa tua. Questo gesto tecnico di quando scrivi sulla tastiera. E lui mi ha ignorato. Ok, quindi questo lo chiudiamo. No, aspetta, c'è l'ultimo. Qual è l'ultimo? Looked up, che vuol dire Luca in alto. Guardate. Am, Sep, Jun. Incredibile. Tratto da una storia finta. Siamo in casa del signore, ripeto, non è la nostra. Troviamo una videocassetta, vediamo una palla, qui abbiamo dei ricordi. Questo dovrebbe essere teoricamente ispirato a PT. Ecco perché per me è un po' il più deboluccio. Cosa? No, non si è mai. Tra l'altro fatto dallo sviluppatore di September 7, tutti quei giochi horror che abbiamo già portato,
sempre con visuale iperrealistica, che poi in realtà di iperrealistico qua non c'è un cazzo, più che altro ha messo il filtro VHS che gli dà quella... Eccolo lì, il bimbo. Ecco, io ragazzi, all'età di 12 anni, gattonavo così. Ho imparato un po' in ritardo, ma lo facevo davvero professionista. E questo era Locked Up, appunto. Basta. Che vuol dire Luca chiuso sopra? Allora, vediamo se trovo anche l'altro trailer del gioco, che dovrebbe essere, eccolo qui, che non so per quale motivo non me l'ha dato, non lo so. Aspetta. Itch.io, salute. Eccoci qua, aspettate, datemi un attimo di tempo. My library, Liminal State, ma perché non me lo danno lì? Ma io l'ho acquistato sto gioco di me. Ultimate Darkness, eccolo qui. Eccolo! INK present Ultimate Darkness. Ora, nel mentre che guardate queste immagini incredibili, salto sto pezzo perché c'è una signorina che parla dell'omicidio che è avvenuto in questa casa dove noi ovviamente dobbiamo andare a investigare perché non abbiamo nient'altro, un cazzo da fare. Forse siamo degli occupanti di casa. Vabbè, dicevo, abbasso anche un po' il volume, perdonatemi. Dov'è? Qua? Mentre guardate questo trailer, vi ricordo che questi giochi comunque noi li giocheremo, nel senso che gli altri non è che non li giochiamo, io li ho acquistati, quindi col cazzo, però stasera ne giochiamo uno di questi quattro che votate, va bene? Guardate che meraviglia, eh? Eccellente. Finito, basta, no. Oddio, perdonatemi. E questi sono i suoni dei ladri. Eccolo lì. Alto, magro, in avvicinamento. Tra l'altro, ripeto, vola. Non so se notate, ma stava leggermente fluttuando di 10 cm. E questo era ovviamente Ultimate Darkness. Quindi, Andrea, ripeto i nomi per te così che possa fare la votazione. O ce li hai? Ce li hai? Andrea, energico, veloce, prestante, per favore. Bravo, bravo. Via, votate 1, 2, 3, 4, votate. Basta cliccare 1, 2, 3, 4 sulla vostra tastiera, dispositivo digitale terrestre. Veloce! Che dobbiamo muoverci, sta perdendo un sacco di tempo. Quanto cos'è? 21 minuti buttati nel cesso. Dai. Allora, questo lo chiudo, no, questo mi serve, di qua e di là, a posto. Come Abandoned Soul, siete degli stronzi. Ma Liminal State è carino, ci sono... No, vabbè. Ma Luca alto, Luca up non è quello, non si scrive così, Andrea. Che carino. Grazie Vitali Alice, grazie. Alice, grazie. Vita Alice. Adesso vi saluto. Sono Gabrix nelle menti, grazie mille, Rotovalhalla, Chicco, incredibile, ha regalato 4 abbonamenti, Andri, poi abbiamo Xenus, Il Sapido, e poi chi altro? Marty Middy, questi sono i sub, ragazzi, dopo vi saluto, Gold, se no c'ha un cazzo, adesso arrivo, Cop Gamer, ci siamo, Andrei Cos, Simone Cabriolone Chicco, Tommy... Alex Il Bisso, grazie mille ragazzi per le sub, per il vostro sostegno, per il pane quotidiano che ci date. Anche se preferisco l'ostia condita. Non è vero, il pane ragazzi è un alimento fondamentale a cena. Se non c'è, andatevene. Alzatevi, andatevene. Mi immagino già la situazione a tavola con i parenti. Abbiamo finito il pane, perfetto. E te ne vai. Fine. È buonissimo. Il pane è buonissimo e tra l'altro fa benissimo. E può anche essere un'arma. Se si indurisce una baguette diventa un manganello. Il pane non l'ho mai a tavola, vattene. Avete votato? Abandoned Souls, il 63,2% di voi è donna. Ok, ci siamo, bestiacce, incredibile, giochiamo ad Abandoned Souls. Quindi io intanto lo preparo qua, eccoci, e mo vi saluto. Allora, fermi. Bonnie, Yak, la ragazza arciere, Sofia, pa. Poi abbiamo anche Vale, Azazel, Jadux, Nico, Smerigliodonte, Matteo, Marti, Ambretta, Sergente Sergio, Yumino, Tomino, Sabri Calamaro, Costi quel che costi con la Y, Smemonet, Bubus, bellissimo nome, AIDS Mental, Nardo Nerdo, grazie Gen Russo, grazie mille Bestiace, Rotovalhalla, Fratellanze, grazie Gesar, grazie mille Rotovalhalla, Anakia, non ce la faccio, Dadahele, JD, chiamami Brian, Helsinel, Piccione, Scossa Boy, è tornato, Mr. Cabez, Moon Kakelios,
Perché lo sto dicendo con questo? Ho questo accento peruviano. Cacelius. Caffè caldo, Fett, poi chi altro? Matteo, Matteo? Daxin, eccolo lì. Dukruk, Footmax e qualcuno di nuovo. Non c'è qualcuno di nuovo, ragazzi. Nuovi, scrivete nuovi. Non è nudo, ma non è nuovo, scusatemi, ma è nudo. Pirata nudo, appunto. Pirata nudo, bestiaccia, la tua Valhalla. Tu sei l'ultimo degli ultimi. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Allora, abbiamo salutato, abbiamo fatto. Poi, io avrei... No, TGDino, non ci sono notizie, ragazzi. Non ci sono notizie su TGDino. Basta cazzeggiare ed iniziamo a giocare. Questo gioco, che appunto si chiama... Non mi ricordo più, l'avete appena votato, però ha un'altra dicitura nel suo file zip. Si chiama Hospital, forse era il nome originale, come l'aveva pensato. Quindi sappiamo che è ambientato in un hospital. Eccoci qua. Allora, vediamo se parte. Fermi. Oh, basta? Guardate come è pulito. 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 New game, load game, setting exit to Windows. New game. No, c'è da leggere. È il 2015. Bella annata. Team and Urbex Vlogger. Un vlogger urbano. Per la richiesta dei suoi follower. Decide di esplorare un ospedale abbandonato. Spero crepi. Non l'ospedale, ovviamente. Parlo di team. The Web Forum e non ho letto. Ci siamo. Pulito. They said cosa? Loro sabbia, significa. Che suoni sono? Ma è un galeone o una macchina? Non era un ospedale ordinario. Al cinema. Scusa, non ho letto il titolo. Non è che potresti ingrandire un po' la scritta? Cioè, ci siamo? Oh, grazie al cielo abbiamo una telecamera. Cioè, una F di flash. Alla faccia! Guarda un po' i blogger, i soldi. Guarda che meraviglia di io voglio pick up anch'io. Posso correre? No? Posso arrancare? Lbm. Use take open. Vediamo un po' se funziona. Funziona? No, non posso interagire. Bugiardi. Menzogne, bugie e calunnie. Questo è l'ingresso del Jurassic Park, a dire il vero. Allora, il gioco non va a 60 fps come dovrebbe. Leggermente scatticchia, ma a noi ce ne frega un po'. Ce ne frega solo un po'. Partiamo già alla grande. È chiuso, quindi direi di fare marcia indietro e tornarcene a casa. Che cazzo? Sento già dei suoni. Ehi! Ehi, 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 ehi! Non va bene. Com'è l'audio, ragazzi? Aspetta che qua si inciampa, eh. Ecco, forse non dovevo venire coi tacchi. Cheat quello che fai video su YouTube. Ma dove, come cazzo faccio a passare di là? Così. Ok, abbiamo un generatore. Ci infilo le dita? Qui c'è una finestra che non porta a niente. La finestra che non finestra. Ci sarà... Non posso passare? Ok. Credo che il pupazzo abbia fatto leg day, perché veramente arranca quando cammina. Cioè, non cammina questo. Va bene. Ho un rametto nell'occhio. Di qua non posso passare. Beh, primo ostacolo. Iniziare a giocare. Ma salta? No, sto premendo il tasto per saltare, ma non salta. Con calma, eh. Ma non posso muovere! Con calma, con calma. Con calma. Ah, eccoci qua. Allora, se non è a destra, sarà a sinistra. C'era scritto qualcosa, ma non sono riuscito a leggere in tempo. Guarda, è di qua la strada. Ma Dio, Bono, ma passaci in mezzo! Che fastidio! Mi devo fare tutto il cazzo del giro per andare di là? O non posso neanche andarci? Perché sono bloccato? Non posso andarci di là. Merda. Divento orbo con sti rami. Lo so, ragazzi. Ah, non posso passare. C'è un muro invisibile. E allora dobbiamo per forza andare di là.
Per forza. C'è una luce accesa. E niente, dobbiamo uscire e seguire la luce. Ragazzi, è l'unica. Sì, ma questa velocità però no. Cioè... Ma io dico, va bene tutto, ma una torcia, cioè... questa è la torcia della videocamera, ma una torcia vera. Sì, pare sia la strada giusta. I coyote, nei coglioni. Sentite? Si sente? I gufi, classico suono dei gufi. Gu gu gu. Nel mentre si sente il bisbiglio del vento. Aspetta. Madonna. Sì, fa un po' più casino, eh. Ah, bello il suono del vento anche, fighissimo. Allora, abbiamo una candela. La spengo e dico buonasera. E se esce qualcosa dalla finestra. Abandoned Soul poi è proprio il nome sbagliato, cioè, capisci? Evidentemente... Sento cantare. Ma chi cazzo te lo fa fare, folle bastardo, di venire qui da solo, conciato così? Minchia, ma sta gente non sta bene. Ma si merita tutto il male che si va a cercare. Ma a me che cazzo me ne frega. Certo, vai in un palazzo che fa... È la cosa migliore entrarci dentro. Che è sto suono? Destra o sinistra? Sinistra. Oh, ma io sento dei passi, buoni. Ehi là? Come? C'è gente che ci ha dormito qui. Cioè, io ci dormirei qui, francamente. Madonna mia. Ah, questo è correre? Ce ne andiamo via. È un chiaro segno. Non ci vogliono qui. Ce ne andiamo via. Va bene? Va bene? Ce ne andiamo via. Abbiamo uno schedario dove sono schedate le scatole. Le dovremmo rompere. Che è stato? Minchia, pensavo di aver visto due gambe. Una figura altissima. Oblunga. Ok, devo infilarmi di là? Non c'ho voglia. Fuggi e scappa un cazzo. Mi ci avete messo voi in sta situazione. Muovela ciucciate sta situazione. Non posso passare. Che culo. Che culo. Posso scalare le casse? No. Allora devo passare per forza di là. Andiamo attorno alla casa. Attorno alla casa. Calmi, eh. Non mi giro. Non mi giro. Io li sento camminare, io non mi giro. Che spavento il riflesso della luce. Potrebbe essere... Stupid flashlight, un cazzo. Prega, 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 prega il tuo Dio, prega! No! Great piece of crap, un cazzo! Chi è che fischia? Che idea del cazzo! Ah! Mi insinua. Allora, regola dei giochi horror. Dopo il primo jumpscare ci sono 5 minuti di pace. Guardate. It's the crowbar on the table. E prendila. Bella. Vabbè, siamo armati. Mi sento al sicuro. Eh? Devo tornare indietro alla macchina? Ah, ha suonato l'allarme della macchina? Ma sapete che a me non è mai suonato l'allarme della macchina, grazie al cielo. Quindi io non ho la minima idea di che suono faccia. E di come fare se succede qualcosa. Cioè io non so, non te lo spiegano. Non te lo dicono. Ci sarà scritto nel libretto delle istruzioni, ma io non lo voglio sapere. Visivamente ci sta comunque. Allora sì, so che fa fiu 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 la macchina. Però il problema non è tanto quello. È che se io sono distante e sto dormendo, non mi alzo. Non mi interessa. Mi sentirete digerire, ve lo dico.
Non scandalizzatevi, ragazzi, è umano. È solo aria. È un istinto naturale alla paura. Sto sbiascicando. Un po' di succo di pera. Anche io ho vinto. Vince solo una persona, ragazzi. Questa è una competizione, può vincere solo uno. Qui c'è un miscelatore per cemento, ci manca la cazzuola e ci siamo. Allora, quell'osco figuro che è uscito dal buio per abbracciarci sembra giocare con i nostri sentimenti. I need to get closer to deactivate the alarm. It's old. I want to install a new one before... Certo, perché il problema è... Facciamo finta di niente, eh? Facciamo finta di niente. Quello che è successo prima non è successo. Era frutto della nostra fantasia. Bene, c'è un'ascia infilata nella macchina, un'impronta di mani insanguinata con scritto non entrare. E noi che cazzo dovremo fare? Indovina un po'. Ah, è meglio tornare a casa, lo dice anche lui. Saliamo in macchina allora. Nope, fuck it. Time to go scared for his life and decide to risk what was not worth it. Ok, quindi è finito il gioco? Possiamo scegliere? È un finale carino però se c'è questa opzione. Non l'ho mai vista in un gioco horror. Beh, carino, che figata, giustamente, vaffanculo, non ci entro, scusami, ma siamo scemi. E questo, ragazzi, era il primo gioco di stasera. Laboratorio. Siamo già arrivati al capitolo 3. What is this place? No, ehi, oh. No, no, che è successo? No, no, torna al menu. Che com'è possibile? Torna al menu. Scusate, ci siamo saltati. Abandoned Hospital. Ci siamo saltati un tocco. No, 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 io mi sto già... Non ce la faccio. Ma scusami, quindi... Ma perché ci sono tre capitoli, scusami? Ah, sono tre i capitoli del gioco. E quindi, avendolo completato, tra virgolette... No, mi devo rifare tutto da capo. Vabbè, sappiamo già cosa succede. Finali multipli. Sì, è bello, ci sta. Ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Ora, io ragazzi, sinceramente, per il contenuto, perché ci tengo a questo genere di stronzate, francamente, avrei chiuso il gioco lì. Cioè, nel senso, basta, è stata la nostra scelta, buona la prima. Però no, voi no. Scopriamo che è chiuso. Twist incredibile. Sentiamo un rumore di qualcuno che ancheggia tra i rovi. Si accende una luce, seguiamo la luce. Facciamola veloce, dai, ragazzi. Purtroppo questo è il massimo della velocità. Ma scusami, allora, uno, non ci vai neanche in un posto del genere per far sta stronzata. Due, se effettivamente ti trovi un'ascia infilata nella macchina con scritto non entrare, dai, come minimo prendi l'ascia, te la porti dietro e non ci entri, ragazzi, dai, su, ma per favore. Non è fattibile. È in stampelle per andare così veloce? Non l'ho capita. Ma poi insanguinata. Ma anche se non fosse insanguinata l'ascia, cioè, capisci? Potrebbe essere suo il sangue se è tagliato con la punta, se è tagliato con un pezzettino di carta, chi lo sa. L'ascia si lascia. Lo so, l'ascia si lascia, ragazzi. Quando c'è lo jumpscare me lo ricordo io. Ho una memoria fotografica per i jumpscare. L'unica roba che mi ricordo. Ok, momento inquietante. Svoltiamo sulla destra. Tranquilli, tranquilli. È un gioco scriptato. Non ci sono eventi randomici. Se mi compare e mi fa cucù dall'angolo, prendo la betoniera e ci faccio un cappello. Si fulmina la luce. Io vado in panico. No, no, col cazzo, col cazzo, col cazzo. E poi mi sono spaventato di nuovo. Prendiamo questo. E mentre che sentiamo dei passi angoscianti. Ah, go away.
C'era già scritto su... Ah, vedi? Ci ha dato due avvertimenti, non uno. Anch'io mi sono cagato di nuovo. Lo so. Go Away, ragazzi. Una delle meravigliose isole degli Away. Lì il triangolo dei Bermuda. Posto che inquieta molti di noi. Anche lì mi piacerebbe un gioco sul triangolo delle Bermudas. Sarebbe figo. Vabbè che in realtà ci sarebbe Son of the Forest, che più o meno ricalca quella creepypasta lì, gli aerei che cadono in questa zona triangolare. Però in realtà non abbiamo i Bermuda nel gioco. Triangolo delle ma il triangolo delle Bermuda è vicino alle Galapagos, nelle Honduras, lì, a fianco all'Africa, no? Mi manca quel gioco, a me no. È un chiaro avvertimento. Ah. Minchia. I have to decide if I go into the building or better go home. Sarebbe meglio tornare a casa, Minchia, mi ha detto di non entrare, mi ha detto di non entrare, mi ha detto di non entrare. Che pessima, pessima. Ma poi io non vedrò un cazzo perché non ho neanche la torcia, si è rotta. Ma che è? Una catena? Ah, il famoso albero d'acciaio, sì sì, con i suoi rami inossidabili. Stiamo rompendo le assi. No, no! No, no, no! Non c'è bisogno! Siamo entrati? Trying to tell me something, I hope can get... Non ho la torcia, ragazzi. Non ho la torcia, quello sta cercando di entrare. Ma poi questa è casa sua, è casa sua! Ok, siringhe, pastiglie, medicine. Ah. Non somministrate, ragazzi, non somministrate. Né a voi né agli altri. It looks like it started raining outside. Ma chi se ne frega che fuori piove, che culo, sono entrato in tempo. Mai visto che cazzo c'è fuori? La morte! Ma anche dentro, I rincoglioniti in sti giochi. Non ci voglio andare là! No. Era un ratto. Damn fucking rats. Scare the hell out of me. Se il ratto scappa da qualcosa, quel qualcosa poi inseguirà noi. E non va bene. C'è del pulviscolo atmosferico. No, no, è un povero pazzo. Ha deflorato un orsetto. Ah, giustamente anche lui però si tiene al fresco con un bel ventilatore. Forbici dalla punta arrotondata. Quindi una persona comunque... Bene, il ratto è morto. Ragazzi, non... ma come cazzo... Ma che suoni sono? Allora io spero non mi insegua, perché se mi insegue mi faccio prendere. Mi arrendo come una mantide religiosa mangiata da una pianta carnivora. Mi lascio proprio andare, non me ne frega un cazzo. Ok. Ma è un ospedale? No, 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 no. È un'edicola. Beh, oddio, effettivamente da... Da quelle cose. Io sto andando di qua, ma non so se devo andare di qua. Gli scadari no. Angolo dell'invincibilità funziona sempre. Era errato? Che cazzo? Ma che cazzo? È caduto lo schermo. Minchia! E non poteva caderci in testa così smettevamo di soffrire? Ah, qua lui ci dorme, vedi? Forse sono un po'... di troppo qui. Che è stato?
No, ragazzi. Allora, voi sapete che non ho paura di nulla, però ammetto che in questo caso mi sento un po' scoraggiato, ecco. Allora, sono stanze chiuse, grazie al cielo, però vedo che non possiamo prendere più di tanto. Ma io ho visto che nel trailer del gioco noi potevamo tenerci in mano il piede di porco. Io esigo tenermi in mano il piede di porco. Ah, possiamo sporgerci? Non mi interessa. Tanto siamo morti. Ok, siamo fottuti, eh. Preparatevi al jumpscare, io ve lo dico. Divento parte della mobilia e mi camuffo con l'ambiente circostante. Calmi, calmi. Allora, sono jumpscare un po' a gratis, eh. Ma dobbiamo andare di qua, immagino. È un povero pazzo, un writer, un inconscio di strada. Porta e porta. Dove vado? Destra o sinistra? Votate! Scegliete! Ora! Ora! Votate! Nella porta? Daxin, Daxin, Daxin. Guarda, non basterebbe tutto l'amore che c'è nel mondo per farti cambiare. A destra? Sinistra? Fermi che non leggo un cazzo. Il 57% di voi è donna. Sinistra. Mannaggia chi vi ascolta! Fulmine, tuono più lungo del mondo. Ok, non c'è nulla. Vabbè, no, è andata bene, è andata bene. Ottimo. Posso afferrare le robe? No, c'è un cazzo da fare. Ragazzi, come un cerotto, via. Ah! E apri! Chiudi! Merda no! Testa bassa, testa bassa! Cos'è? Cos'è? Un taglierino, è armato! È armato! Ma io dico, ma se non ti funziona la torcia, ma che cazzo entri? Cioè, cosa fai? Vai in giro così! Che cazzo serve? Cosa cazzo serve? Vabbè, no, una torcia ce l'abbiamo! Ma è in faccia? In testa? Quelle delle Decathlon di merda, che costano 5 euro? Bellissime. Di qua. Lettino d'ospedale. Permesso, allora io entro. I love you so much. Grazie. I bagni no, i bagni no. C'è da leggere? Ah, che è scritto al contrario? No, è un artista. Ok, jumpscare, jumpscare. Tranquilli, stiamo per avere un jumpscare. Io ovviamente, conoscitore dell'opera, so l'esatto momento in cui accadrà e non avrò paura. No? Ho vinto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Immaginavo. Immaginavo. È svenuta metà del mio corpo, è svenuta. It's the phone ringing. How it is possible there is no vaffanculo, non ho letto. È dietro questo muro? L'ufficio. Che cazzo è? Madonna santa, no. No, tranquillo, è uno scheletro. È uno scheletro, vero? Ma ha la cravatta lo scheletro? Ma che cazzo? Ma non è uno scheletro umano, perdonami. Con che occhi? Ma
dietro di me, no. Io non ci voglio rispondere al telefono. Non ci posso rispondere. C'è un biglietto? Non si legge un cazzo. Si fotta questo, Rick. They are shutting us down. After all I've done for them, what we have done? The project was doing good. We are so close to our goal. But now our sponsor decides that we are going to many casualties. After this year, so many life sacrifices, they decide to pull plug. Stavano forse facendo una sorta di medicina. Stavano sperimentando qualche sorta di medicina. Vabbè, si fottano, Rick. Ci stanno buttando giù. Dopo tutta la nostra fatica, il progetto stava andando bene, ma gli sponsor poi hanno deciso di non aiutarci, insomma, di non proseguire con la ricerca, sacrificare i nostri sacrifici, bla bla, per anni. The local suspect, hanno chiuso l'ospedale. Subject disappear, body bag, equipment. Ho sbagliato tasto. Come un cerotto, via. È una donna? Beh, se è una donna abbiamo vinto, nel senso. Che cazzo? Ah! Ah! Che cos'ha? Le tasche piene di riso? Cos'era? Ah, una culla. Non c'è niente. C'è da leggere? Non guardare su. Non ce la faccio. Che cosa cazzo vuoi che voglia dire? Non guardare su! Non guardare su! Ha detto non guardare su! Perché in automatico guarda su? Io non volevo guardare su! È nei muri! Ci hanno chiuso dentro? Sì. Guarda giù, guarda giù. Non guardare su, guarda giù. Mi sento muovere. Dove cazzo vado? Di qua? Cazzo. Ci siamo, già stati! Che cazzo? Il ritmo c'è. Oh! È nudo? È scalzo? È la Madonna? Ah, ha pestato una lampadina a piedi nudi. Ora mi spieghi come abbia fatto. Me lo dovrebbe spiegare effettivamente. Però ci sta. Se cammina sul soffitto è un qualcosa che effettivamente potrebbe, ferro sul, potrebbe accadere a chiunque, eh? È il prequel di Spider-Man. Così è nato Miles Morales. Lo vedete? Non c'è più. Ma era in sedia a rotelle? No. Ha fatto un classicissimo suono di un bimbo che corre. Quindi non credo. Ma possiamo uscire, no? Ma se mi avete fatto entrare, ma volete uscire? Col cazzo. È chiuso. Non ti girare, guarda giù, in segno di rispetto, in segno di rispetto. Follow me. Ah, ma vuoi che ti segua? Ma è lo scheletro? C'era prima. E dov'è? The Strange Pictures. Sento, ma non vedo. Vai così, lasciati secondare dal flow. È sul soffitto.
Beh, però. Stiloso. Sono degli affreschi sul muro. Ok, ma non l'abbiamo già vista sta scena? Non capisco. Ok. La stanza sembra familiare. Guarda. Ok, il suono viene da lì, eh. Il suono viene da lì. Guarda giù, guarda giù, guarda giù. Guarda giù, guarda giù, guarda giù. Ma c'è no... Che? Che? Mi è arrivato un messaggino, cos'era? C'è il rilevatore di fumo per terra, questo posto non è a norma! Pessima, pessima idea, pessima idea! Ho chiuso la porta. È dietro di me. Non lo so, io non lo so, dove devo andare? Di qua? Non ne ho idea. Ah! No, questo è il bagno. Ok, ok, ok. Questo è il bagno. Sono 200 metri quadri, ragazzi. È soltanto il primo piano. Ovviamente... Eccoci. Con caratteristico arredamento... moderno anni 70. Come potete vedere, con tutti i comfort per le persone anche con certe disponibilità, certi disagi. Cosa vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Cosa significa? La prospettiva? Allora, c'è un angolo, un orologio e una freccia che ci indica di entrare dentro un portale di raggi gamma. A questo punto avremo due scelte, porta destra o porta sinistra. Noi dovremo scegliere la porta con il lavandino. Il bagno? È il bagno? Non so. It looks like a hallway was in to familiar clock on the wall. Should be... È dietro di me. Ho vinto. Lo sapevo. Quella luce è la luce di prima? Non lo so. Non lo so. C'è una chiave in bagno. Quello l'ho capito. Il problema è tutto il resto. Allora, abbiamo quello che sappiamo del mostro è un uomo donna approssimativamente dall'età dei 10 ai 100 anni, che si arrampica sui muri ma cammina anche per terra, alto, magro ma anche grasso e basso. E cos'è sta roba? Non è il posto giusto. No, non vado a gambero, ragazzi. Non la, quella strategia in questi giochi non funziona, perché la visuale si gira in automatico. Pensavate di fregarmi. Allora, hallway, dovrebbe esserci un orologio da qualche parte. Non vi è. Ma non qua, non siamo... Non siamo... Che cazzo è? Perché in bianco e nero? Schindlerlist? Questo è l'inizio del gioco. L'orsetto. C'è la silhouette dell'orsetto. E che silhouette? Ah, qua è dove sono caduti i cosi. No, allora sto sbagliando tutto. Devo tornare indietro. Dino il bagno. Se sai dov'è, adesso mi disegni una mappa e mi dici destra, sinistra, destra, sinistra. Dino, sei tornato indietro. Grazie. Se sapete dove devo andare, ditemelo, prego. Vediamo. Guarda lo sprint, eh? Avanti a destra, ok. Ok, allora avanti a destra. Avanti a destra. Questo? Ok, perfetto, perfetto. Poi? Poi? Guarda su, c'è l'orologio. Non è vero, non è vero. Dov'è? Dov'è l'orologio? Non c'è l'orologio. Dov'è l'orologio? Guarda. Bugiardo. Bugie, calunnie. No, io mi arrabbio. Io mi arrabbio perché date per scontato che io sia...
abbia il tom-tom infilato su per il culo. Come cazzo fai ad orientarti in sto posto? Non si vede una ceppa. C'è una luce che è l'unico punto di come si chiama? Non mi vengono le parole. L'orologio? 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 L'orologio. E mo? Ed è qui, da questo preciso momento, che ho deciso di non aver più paura di niente. Basta, è andata. Il bagno! Dov'è? Dammi il bagno! Ma che? Ma qua ci siamo già stati. Qua ci siamo già stati. Indietro, indietro. Non ho più paura di nulla, guardate, guardate. Guardate, orologio, poi. Qual era la porta? Di qua. Sto tossendo sangue. I due carrelli, il carrello e le due porte, ho sbagliato. Ok, qua dovrebbe esserci da qualche parte, no, di qua. La chiave. Non ci posso passare, però, non ci posso passare. Non ho paura di niente, ragazzi, tranquilli. Non riesco a passare. Dov'è? Ma non c'è la chiave. Ci hanno mentiti. Non c'è la chiave. È dietro di me. Non mi giro. Non mi giro. Non ce la faccio. L'altro bagno? Non mi fido. Né di voi né di lui. Cristo, sei tu? Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo... No. Tecnica del gambero, qui vale. Così, ad Aragosta, ci siamo. Perfetto. Perfetto. Ora, devo scegliere dove andare. Devo scegliere dove andare. O andiamo dritti per dritti verso la luce, o... no, però lì ci siamo già stati. Questa porta cosa apre? Questa chiave, scusatemi, cosa apre? Perché una porta noi chiusa non l'abbiamo trovata. Cioè, ne abbiamo viste mille, però nel senso, ci siamo capiti. Forse il jumpscare che dovevamo prenderci prima, ce lo dovevamo prendere adesso. Meno male che sono orbo, meno male che sono orbo. Con calma, eh. Questo è sangue? Ma non è il mio. Meno male. Sta respirando, lo sento respirare lo stronzo. Ma a me non me frega più un cazzo. Guarda, guarda! La performance! Ah, è per... Spavento, ladro! È per questa porta, ok. Stiamo salendo una scala a pioli. What is this place? Hanno ucciso una seppia, qua potete vedere sul chiostro. Ma sono esplosivi questi. In un ospedale. Avrebbe senso farlo saltare in aria, sto posto di merda, per carità. Allora, io seguirò le pareti. In modo tale da... Bene, mi sono già perso. In modo tale da cercare di disegnare un perimetro... E non potermi perdere, perché vedi, se io giro sempre a destra, al massimo torno indietro, perché sbatterò contro le pareti e poi c'è, ma è un genio. Attenzione, un segnale, S-E-I-M, ricordatevi, S... No.
No, 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 no. È un topo, è un topo, è un topo, è un topo, è un topo. È amichevole? Sembrerebbe un suono amichevole. Ok, l'orsetto deflorato di prima. So many people, men, women, children, and for what? Non riesco a leggere un cazzo. Why have we done all this? It was clear from the start that this was bullshit. Dr. Borkhoff. Borkhoff. What did he try to achieve? Vabbè, ha fatto degli esperimenti su qualcuno. You think he just love to hurt people? Get off on torture. I'm glad they are stating down the project, but the blood on our hands, I don't think they come off. Vabbè, allora, in sostanza, sto pazzo ha fatto degli esperimenti, questo Borkhoff, sulle persone. E noi siamo entrati in questo ospedale e abbiamo trovato gente con una sorta di psiche deviata, con le unghie molto lunghe, che cammina sui muri, caratteristico di un pazzo. Io sto per svenire. Guardate per terra. Non aprire gli occhi. Perché cammina sui cracker questo? Lo sviluppatore è un idiota, lo dico con tutto il rispetto possibile. Access point. Ma guarda, ma non mi interessa accedere. Dove vado? Dove cazzo vado? Il suono veniva da lì. E io vado lì, fanculo. Cos'è sta puzza? Non voglio girarmi. No, ma lo sviluppatore è un idiota, ragazzi. È un idiota. Da piccolo in vacanza al mare, quando si faceva il bagno, lui se le mangiava le meduse. Ok, non gli stava alla larga. È nato deviato. Che cazzo ha le dita? Ha le unghie dei piedi. Guarda, è lui. È quello che ho detto prima. Che è? No. No. No! Sono due! È un parto gemellare! Sono tre! Povera mamma! Dove vado? Mica che schifo! Ma non era un ospedale 2 secondi fa, sto posto? Vedi, la nuova tecnologia? Il DNA in vitro? Le nuove nascite? Ecco perché sono sempre più alte le nuove generazioni. Questo è il motivo. Spavento. Sento masticare qualcosa. A breve masticheranno noi. Che cazzo? Ok, c'è un idrante. Boccatone dell'acqua. Un muletto. Ok. Un foglio. L'ultimo esperimento è stato un successo. Non posso dire per quelli precedenti, ma questo attento, eh? Sì, questa volta sembra stabile. La massa muscolare è incredibilmente overwhelming. However, intellectual capito. Vabbè, sono belli, performanti, muscolosi, ma stupidi. It will appear to subject experience total memory loss and no collection of that's good for us, right? Subject. Perché era lasciato sul muletto questo manufatto importantissimo? Hanno fatto fare ai muratori il lavoro dei dottori e ai dottori il lavoro dei muratori? Ecco perché sto posto è una merda ed ecco perché gli esperimenti sono usciti di testa. Qui, grazie al cielo, non c'è nulla. Che cos'è? Una tomba? La nostra? Minchia. No, no!
No, 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 no. Ma che è sta linea? Cos'è? Ah. Bene. Vabbè, vaffanculo, ragazzi. Ma che cazzo devo... Cioè, ma tanto è inutile temporeggiare. È un pezzo d'uomo. È un corpo morto? E che corpo? C'è una nota a fianco a lui. Una videocassetta con scritto 20 dicembre 1985. E... Ma cosa vuol dire? Platform? Aspetta, uno fuel can. Generatore, si accendono le luci e poi si va alla piattaforma. Quindi devo andare, devo prendere il generatore, andare al prendere come si chiama, il bussolozzo dentro la benzina, alimentare il generatore, accendere le luci e poi tornare qua? E dov'è il... Ah, ecco. Gentile. Non ci riesco. Vai a cagare! Te ne devi andare... No! Te ne devi andare a cagare! Sto scemo. Allora, non era un topo perché era alto 1,50 m. Che cazzo? Devo trovare il generatore. Allora immagino che il generatore, seguendo i cavi... Che è stato? Ho perso i capelli. Cos'è stato? The previous batch die within... Ah, cioè, hanno fatto più di questi tizi. Cioè, li stampavano a pacchi? The physical attributes of rapid increase and the immune system seems to able to... Wasteland exposure to all virus and bacteria. Ah, vedi. Praticamente hanno creato un super uomo in grado di sopravvivere a qualsiasi virus e batteria. Ma non ai funghi della pelle. Sapete, in America, pensate, ben l'85% degli italiani ha in America, ovviamente. Ragazzi, che cazzo volete? Ha i funghi nella pelle. Nella, non sulla, nella. Quindi italiani, non andate all'estero. E non è colpa degli italiani, cioè degli americani. Vabbè, è colpa del fungo. All that... broke off... Mi ha dato un messaggio, è lui? Segui i cavi, eh? The Cave Master. Ah, generatore. Mi ci vogliono fregare. Il generatore non è attaccato a nulla. Saranno questi i cavi? Io guardo giù, non mi interessa. La messa a terra, comunque. La videocassetta. E che a me che cazzo me ne frega di una videocassetta nel mentre che sono dentro un laboratorio di esperimenti genetici e di pazzi? Ma non mi interessa della videocassetta. Io devo trovare il generatore, se no non posso neanche vederla sta cazzo di videocassetta, ragazzi. Quindi devo cercare prima il generatore e accendere la luce. Ma che cazzo succede? Questo non va... Un'altra tanica di benzina. Dov'è il generatore? Che è stato? No, 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 no. No, no, no. È questo? Bene. Cos'è questo suono? Alla faccia che si accendeva la luce, comunque. Che cazzo succede? È crollato qualcosa. Bene. Bene. È più impressionante del previsto. Da quel buco scomparirà il gigantone, ve lo dico io. Le televisioni funzionano. Devo vedere se posso infilarci dentro il nostro videotape. Ah.
Una scala? Cioè io lì ci devo pure scendere? Cioè, capisci? Perché il gioco ti dà l'inventario. Scegli che cosa devi inserire nel videoregistratore. Ho una cassetta, che cazzo ci dovrò mai infilare? Ci infilò il pene. Parti? Cambio canale? No, ma accendi! Madonna! Cos'è? Ah, è l'impianto di capelli che hanno fatto a Sabaku. Ok, sì. Ed è poi nato lui, geneticamente superiore. Capisco. Ok, ok. Vedete? Le lastre. Questo è l'innesto dei peli. Ricordo, l'experiment that took place here. Ah, adesso l'ha capito che è un esperimento che ha preso... che ha visto l'origine qua. Bene. Facevano gli esperimenti sulle persone. E noi, ripeto, siamo qua, È docile. Tranquilli. Addomesticato. Questo perché fa una sana colazione con la mulino bianco. Guardate. Cucù. Ma porca di quella miseria, ladra! Vabbè, ragazzi, sentite, finché fa ste cose, nel senso, cioè, se ci compare in faccia soltanto per... e la visuale un attimo flickera... cioè, non è niente di grave. Otto, guarda, non ho le gambe. Un classico. They are closing to the project. One of the recent subjects escaped to one from the last. Quindi un tizio è scappato. Ci hanno fatto l'esperimento e lui è scappato. Allora, così io creo un villain o creo un supereroe. Questi sono i due outcome. Ma col culo che abbiamo noi, ecco, un serial killer. Abbiamo cercato di fermarlo. Abbiamo inizializzato il lockdown, ma non è successo un cazzo. Guardate che bello effetto grafico, incredibile. What happened? Ok, ok. Una forza feroce. Non mi preoccupo, non mi preoccupo. Alle persone buone come noi non accade mai niente. La storia insegna. La passerella al cinema. Non hai assegnato un tasto al comando sprint? Ma non è vero. Sì, non l'ho effettivamente non c'è, però se per questo non potrei neanche muovermi in avanti, ma non ha senso. No, ragazzi, non c'è proprio il tasto, cioè non è che è dietro di me. Ok. Non c'è proprio un tasto, sto schiacciando shift, anche se volendo posso cambiarlo, guardate, non me lo fa cambiare. Quindi non cambio un cazzo, non posso cambiarlo. Interact mouse rub. Puoi settarlo? Non posso, non me lo fa settare, guardate. Non mi fa, ci sto cliccando sopra. Non me lo fa fare, quindi... In gioco non credo. Vabbè, ma non esco dal menu, ragazzi, per mettere il tasto. Ma comunque, ragazzi, ma non ha senso, perché teoricamente non c'è neanche il tasto per andare avanti, ma sto andando avanti, quindi non c'entra niente. Sarà buggata sta roba. Non guardate sta cosa qui. Non c'entra un cazzo. Io non ho toccato nulla. Non ho mai aperto il menu delle opzioni del gioco, se non per settare la grafica. Non ho toccato i tasti, quindi... Mi state distraendo dal mio fine ultimo, per favore. Lasciatemi morire in pace. Gioca coi Lego e la sa. Che cazzo è successo? Che è successo? Non l'ho neanche visto. Meglio. Dr. Bochhoff.
Order that everyone should leave the lab today. Chissà come mai dobbiamo lasciare il laboratorio oggi stesso. Told us we leave everything behind, say the experiment had failed and we will never be able to control them. Perfetto, quindi loro sono impazziti, scomparsi, incontrollabili. Il project document, quindi la creazione dei Maranzi è avvenuta qui. Il project document will be destroyed, the subject they're closing us down, the hospital on top, the lab as well, this is it, this is it. Mount of the work, the place everywhere, mentre che mi bisbigliano le timpani. Screw that, just so I can hear something now in the vents. Horrible noise, give me that chills. Ci abbiamo i chills, ci abbiamo. Chi è? Allora, quella lì è una telecamera, esatto. E qua c'è una radiolina. C'è il titolo d'inizio, il titolo è dappertutto. Abandoned Souls. Piano, buono. No, quelli erano occhi. Quindi c'è più di uno? No. Ma chi è l'altro pirla che è andato qua a fare l'esplorazione urbana? Madonna, guarda quanti procioni. Ok, sta rifacendo la nostra stessa strada. E chi ha messo la telecamera sul letto? A lui. Riconosco la zona dal video. Devo andarmene da qui. Povero pirla. Povero illuso. Adesso capisce che bisogna andarsene da qui. Siamo morti. La verità non lascerà mai questo luogo sacro. Hanno spento il generatore. Ma questa è la strada di prima? Non lo so, non ne ho idea, penso di sì. È la stessa identica passerella? Ragazzi, io mi faccio prendere, ve l'ho detto, tanto è inutile combattere contro l'inevitabile. Mi ci sono ficcato io in questa situazione. È giusto. È giusto. Sì! Sì! Ma che cazzo di... che effetti sono? Oh, guarda giù! Che cazzo? No. Oddio. Madonna, pensavo fosse un oggetto. Vabbè, adesso. No! Ah! Ho sbagliato tasto, ragazzi, perdonatemi. Doppio jumpscare? No. Vabbè, l'orsacchiotto non mi fa paura, sinceramente. No, pensavo sta roba fosse il culo del mostro che abbiamo visto prima, gigante. Per un istante... ecco, insomma. No. È tutta una eccellente trovata pubblicitaria, ve lo dico io, della Gillette. È tutta un'eccellente pubblicità. È tutta una pubblicità, è tutto finto, è tutta finzione. Ma sono io? Ma sta andando in automatico, ragazzi, io non sto facendo niente. Bene, è tutto è un circolo, è un loop. Quindi? Siamo ritornati indietro. Cristo. Mi stanno inseguendo, devo uscire il prima possibile. Ok. Madonna santa.
Per una rasatura perfetta, ragazzi, ricordatevi Gillette. Il meglio di un uomo. Il meglio di un uomo. Gillette! Il meglio di un uomo. Non ti girare! Via! Dove vado? Don't freaking stop. Io non so se devo andare avanti, se mi devo girare. Ma che suoni sono? È il lato sbagliato? È il lato sbagliato? Io non lo so. Ok, siamo fuori dall'ospedale? Com'è successo? Ci ha chiusi dentro. Va bene? Ma che cazzo? Ma cosa richiudi? Ma non ti girare! Che cazzo richiudi la porta? La grata? Dopo che Tim ha pubblicato, perché ha pubblicato il video sto cretino. La polizia ha deciso di investigare. Sì, in turno intanto il place upside down. Plenty of documents, machinery, clothes belong to the people who gone missing to the... Hanno trovato documenti, macchinari delle persone che stavano più prima, ma non c'era nessuno. Hanno espresso gratitudine a Tim per il suo operato. Just Tumcook, vaffanculuk, va bene? Special thanks to Emika... ma non l'ha fatto Emika Games! Ah, no, perché Emika Games, ragazzi, ha fatto diversi titoli. Quindi li ha aiutati a fare sto gioco. Ah. Carino. Carino, ci sta. Vabbè, niente di che, ragazzi, però ci sta. Allora, adesso abbiamo ancora un quarto d'ora. Il prossimo gli altri giochi li giocheremo la prossima volta. Stasera io darei di dare un'occhiata al volo a Liminal State, perché mi va di vederlo, che è l'altro gioco sulle Backrooms. E proviamo, eh? Che dite? Vediamo un po' com'è. Facciamo un assaggino di Liminal State. Tanto abbiamo un quarto d'ora di tempo. Spazi liminali, esatto. Il gioco teoricamente sulle Backrooms, teoricamente su quel cazzo che è. Pronti? Si gode. Liminal State, che vuol dire stato liminale. Start. F per accendere la luce, 1 per ricaricare la torcia. 98% di batteria. Mica, no, aspetta, è troppo. Heavy option, no, ma non c'è una... Non posso abbassare come si chiama? La sensibilità del mouse? Ma quanto cazzo va veloce sto gioco? Una saetta. Ma il V-Sync è attivo, scusatemi, sto per vomitare. Texture, shadow, tutto ultra, incredibile. Lo teniamocelo così, ragazzi. Che cazzo? Ok. Sedie alte per persone alte con problemi grossi. Luce rossa, seguiamola. Sedie alte, altre sedie... Porta. Perfetto. Allora, qui... Questo qui è uno dei progetti... Ti spavento, bastardo, vacca boia. È uno dei progetti scolastici più amati dai bimbi. Il razzo. Pensate, sono i bei vecchi tempi quando la scuola consigliava ai ragazzetti di crearsi il proprio ordigno in casa... con polvere da sparo, è vero, andate a vederlo, chiedete magari ai più vecchi, per provare a ricreare un razzo e spararlo nel cielo, e ti consigliavano proprio di farlo. Adesso no.
Ma vado alla porta, ragazzi? Sempre che ci sia? Sì, c'è, è sempre qua. Ma la porta dove porta? Te lo faccio vedere io. È finta, è disegnata. Maniglia poi al centro. Ma c'è la porta? Ma che... Sto per vomitare. È tutto uguale o... Lost. Sì. Però mi sento a mio agio. Ah, ecco i miei pacchi. Una freccia? Che indica i pacchi? E i pacchi? E tra i pacchi? Un foglietto. The key was found. Per la porta rossa, forse? Luce blu. Ok. Scusatemi, Sarò cretino, ma... Mi ci disegnano così. Non lo sono per davvero. Batteria. Madonna santa, ma come cazzo è? Troppo! Ah! Basta? Fine? Ok, quindi dobbiamo trovare le chiavi e arrivare alla porta. Abbastanza classico. Siamo alti quanto una cassetta postale. È tutto fuori misura. Ma sembra il filmino di un matrimonio. Un bar mitzvah, guarda che roba. No! No! Che cosa ho fatto di male? Io non lo sapevo, scusa! Oddio! Oddio, è alto e magro, no? Corri! Non ci riesco! Dove vado? È tutta una cazzo di pista da bowling! Cos'è quello? È a quattro zampe, cos'è? È un computer! Ma cosa cazzo sei? Sono soldi, sono quattrini! Ok, con calma. Non mi fa più paura. Ora so cos'è. È uno di noi. Insegue il vil denaro. Si adatta, cambia, muta forma. Non vedo un cazzo, non vedo. Ok. No, credo di avere stamina infinita. Non sto guardando, non sto capendo. Ok. Che cazzo è? Che cosa fa? Si tocca? Ma cos'è? Sono tentato di farmi prendere. Ah, c'ha la stamina! O va nascosto? Oh, cazzarola! Respira con un tubo. La porta per uscire. La porta che porta. È lì, è lei. Le batterie. Fuori dai coglioni subito. Ok, ci insegue... Ancora? Non ne ho idea. C'è un quadro che... Ma vabbè. C'è un quadro che... Un disegno di tanti incroci. Madonna santa, che ansia che sto avendo in questo momento. Non so se è qui. Io non so se è qui. Ma perché cazzo sono un ballerino di tip top? Ma di tip top? Energy? E che vuol dire? Ma cosa ne so? Che cazzo devo fare? Che devo scrivere? Ok, abbiamo bisogno di un codice e poi dobbiamo ritrovare il computer. E quello? Un idrante bianco. Siamo per forza nelle backrooms. Non ha nulla ha senso. Siamo tornati qua? Tom away now, non stopping anytime. Don't stop me now. Che ansia pure qui? No, tranquilli. Tranquilli. Allora, ragazzi, ci serve un codice. È qua.
Oh, cazzo. No, 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 eccolo, 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 eccolo. Dammi il codice. Dammi il codice. Vaffanculo, vaffanculo. Il codice. Sta arrivando. Ah, aspetta, non mi picchiare. Oddio, una puntata di Scooby-Doo. Ma che cazzo? Si segga, si segga, si concentri. No, si rilassi. Aspetti. Ma io non ci volevo venire qui, mi ci hanno ficcato loro. Cos'è? Che cazzo è? È tutto strano, è tutto molto strano. Madonna. Vabbè, sentite, ormai è uno di noi. Ma respira come me. Ma dove cazzo è il codice? Glielo chiedo a lui? Come 5931? Mica, c'è 5913. Batterie! Batterie! Non ce la farò mai. 5931? Ma per come fate a saperlo? Non mi fido. Ok, sembrerebbe che abbiamo uno sprint infinito, questo è positivo. È un gioco veloce. È là. È là. Quanto tempo manca? 5 minuti. Si abbassa pure! Ah! Posso infilarmi in spazi angusti e lui sarà costretto ad abbassarsi. Figo come dinamica. Perché lui è alto. Ma qua ci passa? Sì che ci passa. È alto ma stretto. Dove è andato? Merdio! Non volevo dire, non mi è uscita male. Era un altro ordine delle parole. Madonna! Ma non è che ce n'è un altro dall'altro lato? Io non so, non ce la faccio. Tra un po' sbocco. Resistete! Resistete! E sono fottuto. Sono morto. Sono morto. Era un quartetto d'archi, era un'area di tromboni, era un... quando ci ha presi veramente è stato devastante. Ma questo è solo l'assaggio. Questo è solo l'assaggio di ciò che giocheremo la prossima volta, bestiacce. La prossima volta. Carino comunque, carino. Vedi, almeno qua c'è qualcosa da fare. Solitamente sti giochi del cazzo non hanno mai un vero scopo, un vero utilizzo. Nel senso, tipo, immaginatevi l'altro, com'è che si chiamava? Boh, non lo so. Che non c'era il mostro, cioè abbiamo girato... Sì, c'era, ma sto per vomitare. E quindi, vabbè, comunque. Ma cosa? Domani cosa c'è? Domani c'è... Non mi ricordo. Ah sì, c'è Adam Lost Soul. Ragazzi, è un gioco in particolare, per noi anche abbastanza importante, dal momento in cui è sempre il gioco dello stesso sviluppatore che ha fatto Chordosis, quindi siateci, mi raccomando. Sempre con visuali per realistica, grafica, Real Engine 5, sparata a manetta, è uscito poco prima di Chordosis, ed è un gioco che fa cacare sotto, siateci. Non so se il buon Adam poi si unirà a noi, non credo. Io gli ho scritto, gli ho inviato una bella email di ringraziamento con un inglese che... lascia fare, dove lo invitavo a presentarsi tutte le volte che vuole e seguire il canale, mi fa molto piacere, però lui non mi ha risposto. C'è una barriera linguistica. Tra l'altro volevamo fare un'intervista, da quello che ho capito girava voce di un'intervista, solo che lui non sa parlare bene l'inglese. Io lo so troppo bene e quindi ci sarebbe un conflitto di interessi.